Bella raga, nuovo champion Sylas e oggi lo proviamo nella top lane. L'abbiamo già provato nella jungle, siamo ovviamente nella PBE. Io sono Quarzo, benvenuti per chi non fosse mai stato nel mio canale. E oggi lo giochiamo, come vi stavo dicendo, nella top lane. L'ho provato giungla ed è carino, nel senso che la sua E è abbastanza utile per ingaggiare, per fare delle gank decenti. Ma non credo, cioè... Oddio, è giocabile jungle, ok? È giocabile, decisamente. Però non sarà il suo ruolo principale. Credo il suo ruolo principale sia mid. Ma adesso vedremo anche se funzioni top. Probabilmente funziona anche top. Le abilità le ho spiegate tutte nel video scorso, quindi vi metto un link in descrizione. Chi volesse proprio vedere come funziona ogni singola abilità, in quel video lo spiego in maniera... dettagliata. Se no, godetevi questo gameplay e vediamo come va questo nuovo champion nella top lane. Ok, allora aiutiamo questo Ezreal a pulire la giungla e poi andiamo top. Chissà perché c'è il tema estivo, non capisco perché. Vabbè, Ezreal mi ha fatto già tankare troppo, quindi me ne vado. Ok, siamo contro un Garen. Non credo sia il matchup migliore che possiamo avere, ma ce ne fottiamo. Dopo che ha utilizzato la sua Q, ovviamente è più facile cercare di picchiarlo. Anche se ovviamente sarà un po' difficile nell'early, perché noi abbiamo non siamo così forti all'inizio senza le nostre abilità. È importante avere le nostre abilità per essere davvero tosti. Ok, come seconda abilità io mi prendo la W che mi consente di curarmi un pochettino e lo lascio pushare tranquillamente. La W è... Ok, vedete quello scattino veloce veloce che ci consente di recuperare anche un po' di vita. No, ovviamente potremmo utilizzare la nostra Q per poccare. Ok, questi primi scambi non sono ovviamente in nostro favore, perché come vi dicevo ci servono le nostre abilità per essere un po' più competitivi. Ok, l'abbiamo beccato. L'importante è beccarlo con l'esplosione della Q. Se si riesce a fare quello, si va abbastanza bene. Comunque forse era meglio iniziare con la Corrupting Potion, perché come vedete non abbiamo mana per far nulla. Ok, maxiamo la Q e vediamo come va. Se lui mi viene ad aiutare, forse possiamo ucciderlo, se non muoio io. Vabbè, niente. Oh, ma aiuti o no? Niente, questo S raga è un po' così. Se mi avesse aiutato saremmo riusciti ad ucciderlo, probabilmente. Ora siamo morti, credo. O forse no? No. Siamo riusciti a scappare con lei. Comunque vabbè, questo S non è stato molto d'aiuto. Ora dobbiamo regolare assolutamente. Credo che ci prenderemo subito la Corrupting Potion, così non rischiamo più di rimanere senza mana e senza vita, come in questo early game immediato. Poi che cosa ci facesse Pyke top lane, questo è ancora da capire. Perché ok, no, pensavo fosse il support, invece era nella mid lane, quindi ci sta. Garen ci sta massacrando, quindi ora cercheremo di concentrarci a livello di farm. Quindi cercheremo di concentrarci un po' di più nel farmare e un po' meno nel tradare, perché ovviamente all'inizio non siamo molto forti nel trade, specialmente contro... Ovviamente questo champ è un po' meglio contro gli squishy, ok? Dovremmo anche abusare un po' di più della sua passiva, perché è molto forte in realtà. Anche per farmare è buona.
L'abbiamo beccato con l'esplosione, giusti giusti. Scappiamo ora da lui, perché ovviamente dopo un po', se il trade è troppo lungo, ci massacra. Ok, adesso lui ha il 6, quindi dobbiamo assolutamente aspettare prima di ingaggiare. E possiamo ovviamente rubargli la sua ulti, che è molto molto forte. Che ci... Ok, ho dovuto utilizzare la W perché non c'era altro modo di... Ok, non vedo il mio Garen, quindi lo pingo, ma forse è troppo tardi. È troppo tardi. Detto fatto. Ok, lui quindi si è preso una kill mid e ora tornerà su, no? Io nel frattempo metto una ward e cerco di pushare la wave il più velocemente possibile. Nel frattempo anche noi abbiamo la nostra R e quindi possiamo rubare la R di... o anche quella di Pyke, sarebbe bellissimo rubarla. Ok, rubata. Abbiamo rubato la R di Pyke, quindi possiamo abbiamo un execute su sull'avversario. Va bene. Ovviamente dobbiamo stare un po' attenti ora con Pyke. È meglio, nel senso che lui è un assassino, quindi per noi è sicuramente un matchup migliore. Boom! E con la R di Pa, con la sua stessa R, l'abbiamo ucciso. Che figata, ragazzi. Sto champ in realtà è divertente, cioè quello è poco ma sicuro. Poi che sia fortissimo ancora non lo sappiamo, bisogna vedere quando va nel live, però è sicuramente divertente. Come avete visto adesso ho appena rubato la R di Pyke e appena ho visto che Pyke era... ho usato l'Ignite per fargli scendere ancora un po' di più la vita e l'ho ucciso con la sua stessa R. Bellissimo, una bomba. Allora, primo item, forse è meglio il Lost Chapter. Sì, primo item è meglio il Lost Chapter, perché ovviamente builderemo come prima cosa il Luden's Echo. Andiamo con la build consigliata per la maggior parte, almeno il Luden's Echo sicuramente. Anche il Morello sarà, potrebbe essere utile a seconda, perché probabilmente lui builderà un po' di Magic Resist, quindi sarebbe utile avere un po' di penetration, ok? Poi ovviamente le Sorceress Shoes, eccetera eccetera. Comunque, allora, tornando nella lane, utilizziamo la nostra Q per farmare questa wave. Esatto, la Q e l'autoattacco potenziato. Che ricordiamoci, l'autoattacco potenziato c'è ogni volta, cioè utilizziamo un'abilità e il prossimo attacco dopo l'abilità è potenziato. Quindi ha un cleave, quindi un attacco AOE. L'attacco diventa AOE e quindi è anche un sacco utile per farmare, a dir la verità, per clearare la wave. Bene. Oh, Pyke, ciao. Ok. Non posso ancora rubargli la ulti un'altra volta, perché vedete c'è un timer intorno a lui che indica quando posso tornare a rubargli la ulti. Vabbè, stavolta mi ha ucciso lui, perché ovviamente lui ha un vantaggio. In questo caso, vedete, questa è una cosa strana. Cioè, giocandolo in lane, giocando questo champ in lane, se voi rubate la ulti al vostro laner, poi non potete più riutilizzarla contro di lui. Cioè, non potete più riutilizzare la R contro di lui per un po' di tempo. Questo fa sì che voi praticamente vi scontrate con un nemico che ha una ulti, mentre voi non la avete per un po'. Quindi bisognerebbe molto giocare non solo intorno al cooldown della nostra ulti, quanto intorno al cooldown della possibilità di rubare la ulti allo stesso campione. Cioè, avete capito cosa intendo? Cioè, io ho rubato la ulti a Pyke,
Per un tot di tempo che è segnalato da quel cosetto, da quel timer intorno a Pike a forma di cerchio, per quel tot di tempo io non posso rubare la R a Pike. Il che significa che Pike ha una R quando combatte contro di me, ma io non ho una R quando combatto contro di lui, a meno che non ci sia un altro nemico nei paraggi al quale posso rubare la R. Quindi questo mi fa un po' pensare in realtà che se lo si vuole giocare in lane. Questo champ, cioè bisogna giocare, bisogna aspettare di riuscire a rubare la R al nostro laner prima di poter ingaggiare. Ok, i danni però sono tanti. I danni dell'Q sono davvero davvero tanti. Lui ovviamente cercherà di grabbarmi adesso. Esatto. Ora recupera la vita, che ci sta. Non so cosa vogliano, io vedo solamente che Garen probabilmente arriverà qua fra poco. E infatti. Ok. Avendo letto bene la mappina, sono riuscito a sopravvivere. Porca puttana. Niente, vabbè, ho rubato un'altra volta la R di Pyke, ma 2 contro 1 era difficile questa. Ok, con gli squishy ovviamente vado molto meglio, questo champ. Questo champ è ovviamente molto più forte se lo si usa contro degli squishy. Perché ovviamente è un assassino praticamente. E quindi contro i tank non è così efficace. In questo caso eravamo in 2 contro 1, potevo giocarla sicuramente meglio. Adesso sono i primi game che gioco con questo champ. A dir la verità è il secondo game. Il primo game l'ho giocato in giungla e il secondo l'ho giocato. Questo qua e lo sto giocando top lane. Ora abbiamo la R di Pyke, grazie al cielo. Avendo la R di Pyke. Siamo abbastanza forti anche nei teamfight adesso. Ok. Infatti cercherò di raggiungere i miei compagni. Ovviamente sto game è tipo bronzo meno 40. Siamo iron a ferro 7000. Non si sa cosa stanno facendo tutti. Quindi io vado qua e cerco di beccare qualcuno. Vediamo se riusciamo. Ok, prendiamo la torre e buona. Boom, la farm è mia. Bene, io non posso. Io potrei in realtà. No, il problema è che non posso divare assolutamente perché se divo muoio. Ok, ora lo uccido, eh. Oh, no! No, no! Mi era scaduta la R, raga. Ah, perché ovviamente dopo che noi abbiamo rubato la R, c'è un tempo entro cui utilizzarla. Allowing to cast him to cast their ultimate ability as they would cast it based on. Esatto. Boh, non lo so, in realtà non c'è scritta sta cosa, quindi boh, è stata strana, io pensavo di poterla utilizzare, ma è stata una cosa strana questa, vabbè. Come non detto, allora, adesso ci pigliamo il Ludens, no, no, non possiamo ancora, quindi ci pigliamo, no, cosa faccio? L'Amplifying Tome, ok, e torniamo top lane. Torniamo top lane perché a me piacerebbe vedere come va l'uno contro uno, ma sono riuscito a fare un fight uno contro uno solamente con Pyke all'inizio. Poi dopo c'è stata la morte con Garen e Pyke insieme. E all'inizio anche con Garen da solo. Quindi insomma non sono un. Vorrei proprio una lane phase, no? Vorrei giocare proprio una lane phase con questo champ. Vediamo se ci riesco. Quindi cerco, capito, di rimanere qua in modo che prima o poi Pyke verrà da queste parti.
Wow, ecco, ok. Ora con l'esplosione riesco a... Ah, si sono arresi. Vabbè, vabbè, vabbè. Mi tocca farne un altro di video. Vabbè, intanto voi iscrivetevi al canale e mettete un like. Un altro video probabilmente, quasi sicuramente, arriverà.